E cambiamo totalmente pagina, come si suol dire. Parliamo di sfortuna. Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi che sembra che la sfortuna si accanisca contro. Non è vero, Sara Lombardo? Sì. Tu sei giovanissima perché hai 15 anni, però di episodi sfortunatielli, così, ne hai passate, insomma, ce ne sono stati. Per esempio, qualche tempo fa tutto era pronto per le vacanze di Natale, eri bella, pronta, vado in vacanza, partita di pallacanestro l'ultimo giorno, ti fai male a una gamba e passi le vacanze di Natale con le stampelle. Sì, è vero. Sei un po' sfortunata, secondo me dovresti dare ferro, vieni. Allora, raccontiamo anche questa. A una festa scolastica, eri davanti a un muro di persone, vedi una tua amica, per guardarla meglio salti per chiamarla, batti la testina contro l'estintore e l'estintore ti casca pure in testa. Mamma mia, ma devi proprio toccare ferro tu. L'ultima cosa, una festa con i cavalli, un cavallo imbizzarrito a scalciare, gli parte il ferro di cavallo e indovinate dove va a colpirla e chi va a colpire? Lei. Sei proprio un po' sfortunata, devi toccare ferro. A proposito, io so che tu stravedi per un cantante bravo, giovanissimo, ma già molto famoso, che si chiama? Tiziano Ferro. Ah, Tiziano Ferro. Guarda che c'è qui. C'è un ferro di cavallo. E questo porta fortuna. Devi toccare ferro. Allora, Sara, ascolta, stringilo, mettiti a sedere qui, dove c'è questa stellina. Così, ecco, adesso stringilo e occhi chiusi, perché questo è magico, porta fortuna. Eccolo, stringi. Dire che sto bene con te è poco, dire che sto male con te è un gioco, un misto tra trego e rivoluzione. Io credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti quanto sei speciale. I tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Perdono, se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace, sì, rosa. Ma perdono, perdono. Ciao. Tiziano Ferro. Eccomi. Buonasera. Avere perdono, questo grandissimo successo cantato tutto per te, come la vedi? Emozionatissima. Ah, meno male, ma almeno parli, perché l'altra fan poverina veramente è rimasta. Giorgino, ma cosa le fai alle ragazze? Gli fai delle cose pazzesche, le ammutolisci proprio, come quando leggi le notizie al telegiornale, ti guardiamo così. Comunque, benvenuto Tiziano. Grazie. Allora, io ti saluto con gli occhi pieni di lacrime, ma immagino di gioia. Anche tu saluta Tiziano, perché adesso vorrei rubartelo per un momento. La porto sulla scala, la porto qua, Allora, tanti auguri a Tiziano. Grazie. Che oggi compie 22 anni. Una veneranda età. Sì. È molto bello che tu lo trascorra qui a Carramba. Molto. Te l'ho detto ieri anche alle prove, io ti stimo moltissimo. Per me questo ragazzo è fantastico. Ragazzi, ma registra, mamma, registra, perché non capita la Carrà che dice questo. Di nuovo, scusa. No, ma io lo dico perché lo credo. È fantastico, signora. Grazie. E devo dirti che non sono la sola a pensarlo, perché col suo primo CD lui ha già vinto un disco di platino, ha venduto più di 120.000 copie, e quindi i ragazzi se ne intendono. Quando i ragazzi decretano il successo di un nuovo personaggio non sbagliano mai. Speriamo. Al PIM, che sarebbe il premio italiano per la musica, sei in lizza per questo brano Perdono e anche come artista rivelazione dell'anno. Se fosse per me te lo darei già subito. Grazie. Comunque io ti auguro di riceverlo. Adesso però io mi allontano un attimo perché voglio presentare con parole che vengono dal mio cuore questa tua canzone. Sono contento, Raffaella, che devo fare? È meraviglioso. Io l'anno scorso stavo a casa, non c'avevo neanche un contratto discografico, oggi sto qui con tutta sta gente. Non cambiare mai, Rimani sempre...
bravo. Mi raccomando, non ti montare mai la testa. Allora ti presento come una vera star. Allora, oggi la musica è il suo più grande amore, largamente corrisposto. È modernissimo, ha una voce fantastica, piena di sentimento, regala emozioni pazzesche. È un giovane che per me è già grande. Da Rosso Relativo, il suo primo CD, ci presenta Imbranato, Tiziano Ferro! È iniziato tutto per un tuo capriccio. Era solo sesso, ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere, divento insopportabile. Ti amo, ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. Se non parlo piano, ma se non urlo, sentirmi tuo soltanto, e sono qui che parlo emozionato. E sono un imbranato. Sono un imbranato. Ciao, come stai? Domanda inutile. Nell'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà il fuoco. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco. Scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido, dall'imbarazzo cedo, ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto e sentirmi tuo solo. Sono qui che parlo emozionato, sì, e sono un imbranato, e sono un imbranato, oh, sì, ma ti amo. Pieno di temperamento, e tu hai ragione ad ammirarlo tanto.
Grazie. Molti auguri per le televisioni europee che visiterai in questi giorni. Speriamo bene. E io aspetto di vederti sempre più grande. Io ho una 46 adesso, ce la mettiamo tutta. Grazie Tiziano. Grazie. Veramente, veramente, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao, ciao.